Fratelli Rossoneri, amici rivali di YouTube, buonasera, 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 buonasera. Prima di iniziare, che c'è anche qua il Lucio dietro le mie spalle, saluta Lucio e ragazzi. Lascio il numero del Lucio in descrizione, ok? E in più c'è il mio contatto di Instagram, Alex Fratelli Rossoneri, tutto molto facile. Se volete un buon rosso, che questo è inverno, ragazzi, vi consiglio questo. Il ripasso costa una marea di soldi, guardate su internet quanto costa, vi facciamo un prezzo speciale, soprattutto per i miei utenti. Abbiamo la fortuna che abbiamo qua il Lucio che lavora per tante cantine, abbiamo Lugana, abbiamo Gustosa, abbiamo il Valpolicella, abbiamo il ripasso, tutti i vini che dalle altre parti difficilmente... E abbiamo anche un vino molto molto buono della Basilicata, che è veramente buono, che costa ancora meno. Quindi contattatemi in privato, che adesso faremo una bella scorta. Quindi, per chi è interessato, che magari si beve il suo bicchiere di vino a tavola con la sua compagna e tutto quanto, mi contattate. O contattate direttamente Lucio. Se volete parlate con me, poi vi giro il suo numero e vi mettete poi, ci mettiamo d'accordo tutti quanti assieme. Detto questo, due argomenti di oggi sono un po' polemici, non me ne vogliono quelli dell'Inter, perché comunque non voglio litigare con nessuno, ma cioè, ma Mkhitaryan, che l'altro giorno a muso duro con l'arbitro, gli ha urlato nelle orecchie, tra un po' gli mette le mani addosso, tra un po' è tutto quanto è, boh, cioè neanche ammonito. Cioè, Ibrahimovic, per una frase detta da 30 metri, da 30 metri, capita male, o Giroud, rosso con 2 giornate di squalifica. Cioè, Giroud rosso con 2 giornate di squalifica, Mkhitaryan neanche ammonito. Cioè, non è che mi sembra una cosa tanto equa, comunque. Mi sembra una cosa tanto equa. Però fin quando non abbiamo una società che è completamente inesistente, una società dove... Cioè, che c'è un allenatore che non si lamenta mai, non parla mai, gli altri si lamentano tutti. Inzaghi sempre piange, piange che veramente è la fontana di Trevi, lacrima di meno. Andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Giro 2 giornate. Non sappiamo neanche col Frosinone, dovrò vedermi giocare. Ma male che meno. Ma no, oddio, magari Camarda ha dato 10 minuti, magari adesso gli dà anche qualcosa in più. Gli dà, perché vedendo Jovic come messo, 2 anni non può giocare naturalmente Camarda, a parte che c'è Giroud. Perché non è che lo puoi bruciare in Champions, in Champions ti mangia le gambe, perché non ha un contratto comunque da professionista. Però cioè, non mi sembra una cosa equa, non mi sembra una cosa equa. Giroud 2 giornate, Mkhitaryan uno nell'orecchio, un cazzo. Questo è il primo argomento della giornata. Il secondo argomento della giornata, della serata, scusatemi. Io ultimamente, dico la verità, sto prendendo video spunto dallo Zoccolo d'Oro e sinceramente ultimamente ci stiamo anche sentendo praticamente tutti i giorni. Mi trovo molto d'accordo con lui, con la sua filosofia. Cioè, ma vi rendete conto che ha ragione, che tutte le squadre che stanno mettendo trofei in bacheca sono tutte indebitate? Ma sono soldi vostri? Cioè, c'è ancora gente che mi sento dire: ma bisogna curare comunque sia, bisogna curare comunque sia la parte economica. Ma l'avete visto il Barcellona che c'ha 1,5 miliardi di debiti, che quest'anno magari ti vince una Champions? Guarda che la Champions, perché c'è debiti, non è che te la toglie qualcuno. I campionati non è che te li toglie qualcuno. Se rubi come ha fatto la Rube, te li tolgono. Ma ha ragione Checco Zalone. Una squadra che c'ha un piccolo debito viene perseguitata. Una squadra che c'ha un grosso debito viene rispettata. Non so se avete visto il film, ha detto proprio una frase che gli dice al figlio, bellissimo quel film lì, sulla Catenelle, e gli dice: faremo tanti debiti insieme. Perché è vero, le banche, se tu c'è un grosso debito non ti fanno un cazzo, se c'è un piccolo debito ti perseguitano. E questa qua è la pura verità. Questa è la pura verità, ragazzi. E quindi chi è che mi dice ancora
Ma bisogna il budget, bisogna curarlo e tutto quanto è. Ma sono soldi vostri. Ma non lo vedete, cazzo, che c'è gente, c'è la Juve, non so quanti debiti avrà, l'Inter lasciamo perdere, Barcellona lasciamo perdere, il City, guarda quanti cazzo di soldi, cioè il Paris Saint-Germain, cioè, ma che cazzo ve ne frega? Questi qua i soldi ce li hanno, il problema è che non li tirano fuori perché sono dei commercialisti aziendalisti, basta fare i commercialisti aziendalisti. Qua bisogna portare a casa i trofei e io comunque sia, domani, anche se dovessimo pareggiare, che siamo ancora in lotta per l'Europa League, a me va benissimo. Perché l'Europa League probabilmente la potremo vincere. La Coppa Campioni non la vinceremo mai con la squadra che abbiamo. Con questo allenatore qua, mi dispiace dirtelo, scusami, ma con questo allenatore qua, con il potenziale che hanno le altre squadre, con i preparatori atletici che abbiamo, che ogni volta, cioè ogni 2x3, abbiamo una squadra decimata, che cazzo vuoi andare a vincere la Coppa Campioni? Vuoi andare avanti perché hai bisogno di soldi? Che poi non li reinvesti neanche, che vendi Tonali per fare... Per comprare tre giocatori, fra l'altro uno l'hai toppato che Ciucu, che speriamo che domani ci sorprenda, però boh, non lo so, ho dei forti dubbi comunque ultimamente a vederlo, cioè, che non ne azzecca una, grandissimo impegno, per l'amor di Dio, un bravissimo ragazzo, speriamo che si sblocchi, perché ultimamente finché non ne fa giusta una, nella fase negli ultimi 20 metri è veramente un disastro, non fa un passaggio giusto, non salta l'uomo e non fa un cazzo di passaggio giusto, questa cosa è una cosa gravissima, perché noi avevamo il problema a destra. Quello che sta facendo lui lo facevano tranquillamente anche Messias e Salamaker. Bisogna essere onesti. Cioè, per ora è una grandissima delusione. Poi ci sono i nostri preparatori che ti fanno che le auto lo rompono. E Pulisic che a destra andava benissimo, deve essere messo a sinistra, devi far giocare lui. Però per me lo scheletro della squadra è Pulisic a destra, Leao a sinistra e Giroud davanti. Anche se sinceramente ci vorrebbe un attaccante. Cosa che adesso... Un attaccante in più non ce l'abbiamo perché io Jovic sinceramente meno lo vedo e meglio sto. Ma che bello, guarda. Ragazzi, vi mando la fattura e tutto, sul vino. Fattura e tutto quanto, tutto regolare, niente in nero. Vi mando la fattura. No, Lucio, mandiamo la fattura e tutto quanto, Lucio. Mandiamo la fattura, tutto quanto fatto in regola. Tutto regolare, facciamo tutte le cose in maniera regolare, anche perché adesso col vino, come ha detto Lucio stamattina, è come una droga, non si scherza col vino perché ti fanno un culo così. Quindi rischiamo multe io e voi. Quindi, pagamento alla consegna, mi dite quante ne volete. Tac, e andiamo. L'amore è d'accordo. Per i prezzi, naturalmente, ci sentiamo in privato, non qua, ovviamente. Poi più prendete, naturalmente, e meno spendete, ovviamente. Tornando al calcio, quindi basta rompere i coglioni con sta cosa qua per piacere del no, dobbiamo bilanciare i conti perché anni fa, sì, ma in questi anni qua, quante cazzo di squadre sono andate fuori dai binari completamente a livello monetario? E non gli hanno fatto un cazzo, non gli hanno fatto un cazzo. Bisogna avere i trofei in bacheca. Non i soldi non sono soldi nostri. Anzi, io non vado allo stadio. Gente che c'ha i soldi suoi, ok, che va allo stadio, che spende, addirittura gente che va a fare trasferte, che si sacrifica le famiglie, che sacrifica gli stipendi, tutto quanto è. Addirittura, cioè deve pensare, oltre che a pagarsi il biglietto e tutto, deve pensare, no, ma la società che questi qua sono arcimilionari, bisogna pensare a questi qua quanti soldi che spendono, ragazzi, ma siete fuori di testa, siete. Cioè, siete fuori di testa, completamente. Ma chi se ne frega? Avete preso il Milan, non avete preso né una tabaccheria, né una gioielleria, non avete preso una gelateria, né un bar, né un pub, né una discoteca, avete preso il Milan. Se uno prende il Milan, vedendo la bacheca che abbiamo, se no... Ti prendi il Frosinone, con tutto rispetto, ti prendi l'Empoli, ma non ti viene a prendere una società così blasonata se non la vuoi far vincere. Eh no? Cioè, in uno stadio come San Siro? Eh no? Non puoi. No. Non puoi nella maniera più assoluta. Cioè, non sono assolutamente d'accordo con questo discorso qua perché... Cioè già questi qua secondo me non sanno neanche di che forma è fatto il pallone. Maldini per me ci aveva anche già visto lungo, secondo me. E
dato via per quello perché ha detto tirate fuori i soldi perché adesso dopo 2 anni, 3 anni mi sono rotto i coglioni che ogni volta devo fare io salti mortali e Maldini mi dispiace ma aveva ragione. Adesso sperando che torna fuori Ibra, comunque sia che ritorna in società, speriamo che Ibra gli tira 2 schiaffi a testa, ma non in campo, in sede, va, tira di, dice, stavolta se volete che io vengo qua, comunque sia tirate fuori questi cazzo di soldi, poi i giocatori ve li porto io. Stop, perché se uno come Maldini, come Ibrahimovic, vanno a chiamare uno, ci vengono. Sempre se cambiamo questi cazzo di procuratore, perché le mani addosso non me le farei mettere loro. Cioè, nella maniera più assoluta, cioè è impossibile che ogni due o tre scatti si fa male qualcuno, ma stiamo scherzando. Detto questo, ragazzi, ci sentiamo domani. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti, belli.